buongiorno a tutti e complimenti soprattutto a Paola e a tutti gli amici di Tinnica per il lavoro eccellente che state portando avanti. Sono molto molto invidioso soprattutto del vostro modello digitale della fortezza bizantina e della monumentalità dei vostri resti archeologici. Avessi io questa fortuna, non aspettatevi niente di simile ad Abbiocca, perché adesso vi spiegherò un po' qual è la situazione e è tutto un work in progress. Come da consuetudine vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo incontro, cioè Giulio stesso insieme a Massimo Botto e a Emanuele Cancellieri, e soprattutto per avermi concesso una sorta di, non so, strappo alla regola, in quanto sì, sono italiano di passaporto, ma istituzionalmente, appunto, come ricordato da Giulio, spagnolo. Quindi, oltretutto, presento un progetto che ancora deve sostanzialmente decollare, ahimè, per la questione Covid, e cercherò di essere quindi molto breve. Come Giulio sottolineava, dal 2018 lavoro a Madrid presso la Università Carlos III, con un progetto in principio quadriennale, forse si trasformerà si aggiungerà un anno, un quinto anno fino al 2023, dell'autonomico, cioè della comunità autonoma di Madrid, e che si intitola, come potete vedere anche dalla slide, l'ARNA, cioè Lived Ancient Religion in North Africa. Lascio per la fine del mio intervento la descrizione di pochi, alcuni dettagli scientifici del progetto stesso a livello, come dire, metodologico. E basti dire per il momento che il titolo è abbastanza esplicito nel fatto che il tema di studio sia quello religioso, nel contesto ovviamente dell'Africa romana, quindi non solo limitato alla Tunisia. E come detto, il subprogetto di scavo che presento rimane per il momento solo una specie di dichiarazione di intenti. L'accordo di cooperazione, di collaborazione con l'INP e l'Università Carlo III ovviamente è stato firmato il 30 aprile del 2020, quindi già si era praticamente scatenata la pandemia, cosa che ovviamente ha bloccato ogni possibilità di proseguire i lavori, quindi siamo ancora tuttora in attesa di sviluppi che, come tutti quanti noi, ci possono consentire di tornare o di iniziare a lavorare in Tunisia per quanto riguarda personalmente questo progetto. E colgo l'occasione per sottolineare un aspetto probabilmente ovvio e che tutti pensiamo, ma che magari ancora si tende a dare per scontato, che le missioni archeologiche straniere sono ospitate in Tunisia grazie alla generosità del governo tunisino e dell'ENP in particolare, e nel mio caso specifico grazie alla collaborazione, alla enorme professionalità di Hamdem Ben Rhomdane, che abbiamo citato spessissimo, e che appunto è responsabile di l'ANP per l'area interessata da questo specifico progetto. Auspico quindi che questo incontro possa essere, come dire, un preludio, chiamiamolo un piccolo, non so, un antipasto italiano a un evento, o meglio ancora una serie di eventi periodici più ampi, organizzati con la diretta reale partecipazione degli ANP, ovvero di chi davvero ci permette di contribuire alla valorizzazione del patrimonio archeologico di un paese magnifico come la Tunisia. E di questa possibilità ovviamente ringrazio di cuore i colleghi tunisini e Hamden in primis. Il mio interesse per il sito di Enshir Sidi Amara, ovvero l'antica Abbiocca che vedete in questa immagine catturata da Google Earth, nasce nel dicembre del 2019, quando durante un viaggio in solitaria, una via di mezzo fra un viaggio di piacere e di lavoro, e quando ho avuto modo di, come dire, battere a tappeto i numerosissimi siti del nord del paese, diciamo nord di Gafsa, sia per un po' rinfrescare i miei ricordi archeologici, e sia per sondare appunto future possibilità per il progetto Larna. Io ovviamente non ho mancato di visitare i siti più monumentali e conosciuti, Tinnica ovviamente, ma ho cercato comunque di concentrarmi su quelli meno conosciuti o addirittura quasi totalmente ignoti. E
È così che sono, come dire, approdato a Enshir Sidi Amara, che come vedete si trova a 75 km a sud-ovest di Tunisi e a 25 dall'attuale El Fas. Quindi siamo solo praticamente a 6 km in linea d'aria dalla ben più conosciuta, ben più monumentale, ben più estesa, raggiunge quasi 40 ettari, Seressi. Enshir Sidi Amara si trova lungo la sponda destra del Wadi El Kebir, sapete, affluente del Wadi Milyan, che scorre tra il Jebel Mansur a nord e il Jebel Bukil a sud, che appunto separa Enshir Sidi Amara da Seressi. Enshir Sidi Amara era un sito praticamente sconosciuto fino all'aprile del 1898, quando Louis Drapier, che all'epoca era ingegnere della Direzione delle Antichità, individuò durante un'ispezione di superficie due iscrizioni, su cui poi torniamo, a cui se ne aggiunsero poi altre due nel corso del giugno, 2 mesi dopo praticamente dello stesso anno, quando Drapier fece un piccolo saggio di scavo molto circostanziale, giusto nel punto, esattamente nel punto in cui aveva trovato 2 mesi prima le prime due iscrizioni, ha trovato altre due iscrizioni e quindi sommano a quattro. Queste quattro iscrizioni furono presentate durante la sessione dell'Académie des Inscriptions et des Lettres dell'8 luglio del 98, del 1898, da Paul Gauclerc, che allora era a capo di quello che poi sarebbe divenuto l'INP. E questo è praticamente tutto, direi. A Enshir Sidi Amara non si è mai scavato, qualche ulteriore segno di una presenza antica è stato individuato in seguito ai recenti lavori di allargamento, tanto ancora potete vedere i lavori in corso, di allargamento della strada P4 che praticamente congiunge il Fas con Siyan e che a Sidi Amara, come potete vedere a sinistra, incrocia proprio il Wadi El Kebir su un ponte, ma nessuna missione di scavo archeologico è stata mai organizzata. Quindi diciamo che si tratta di un contesto praticamente intatto. Ovviamente sul terreno non mancano evidenti segni, evidenti resti architettonici romani che indussero già all'epoca Drapier a stimare una estensione del sito intorno ai 20 ettari, e forse già in questa foto e in quest'altra foto potete not forse notare la presenza di due o tre piccole buche, almeno questo ho visto io autopticamente, relative sfortunatamente a quelli che paiono essere dei piccoli scavi clandestini, e questi sono gli unici scavi che abbiano intaccato il sito archeologico, ma come vedete di scarsissima entità per fortuna. Le uniche due strutture monumentali che possono essere apprezzate sul posto in situ sono, dato ironicamente, segnalate dagli unici due ulivi sul toppo di queste piccole due collinette, e sono l'unica vegetazione praticamente che ricopre l'area, per il resto è totalmente, come vedete, priva di vegetazione. Si tratta nel primo caso, quello che vedete proprio in questa immagine, di elementi architettonici monumentali, però di difficile interpretazione. Nel secondo caso, vedete il lato praticamente nord e il lato sud di una grande struttura, probabilmente pubblica e probabilmente di natura religiosa, di circa 25 metri per 25, quindi dovrebbe essere una struttura vagamente quadrata, e presso cui tra l'altro è evidente la presenza, proprio accanto al nostro ulivo, di una base anch'essa con una decorazione molto criptica, molto sfortunatamente molto logorata. Questa struttura era già stata intravista in realtà da Victor Guérin, segnalata nel primo volume del suo Voyage archéologique de la Régence des Tunis del 1862, quindi anche anteriormente a Drapier, e il viaggiatore dato ne calcolava all'epoca un 32 per 23 passi come dimensioni, e la interpretava come una fortificazione, desumo, quindi presumibilmente bizantina, anche se non è esplicito nella sua descrizione. Tale informazione poi è stata erroneamente attribuita da René Cagnat alla città di Agger, anch'essa chiamata Sidi Amara,
il sito ovviamente della città antica di Agger, errore che adesso verrà rettificato da Hamdan stesso insieme a Fouazi Abdellaoui in un articolo dal titolo Agger et son territoire d'antichité che di futura pubblicazione. Le menzionate caratteristiche di Enshirsi di Amara, ovvero il fatto di essere un contesto praticamente intatto, facilmente raggiungibile, di scarsa estensione, praticamente libero da vegetazione o strutture moderne, come vedete da questa fotografia aerea, e la presenza anche di religiosa antica, praticamente sono le ragioni principali per cui ho scelto questo sito, per il progetto Larna. In quest'area della Tunisia vari siti romani prendono il nome di Sidi Amara, c'è un po' di confusione, diciamo, di Enshir o Sidi Amara. In particolare il nostro sito non deve essere confuso con, come per esempio accade in alcuni database come quello di Heidelberg o anche del Klaus Schlabi, dove ben 9 iscrizioni vengono ricondotte ad Aviokkala, ma non è così, perché proprio a causa di questo affollamento di siti chiamati Sidi Amara o Enshir Sidi Amara nel circondario, diciamo tra i 20 e i 40 km da Aviokkala, dal nostro sito. Abbiamo per esempio a nord un Sidi Amara 3 km a nord-ovest di Gubella e quindi 40 km a nord di Aviokkala, forse identificabile, come vedete in questa immagine, con ad Atticille, si trovava ed è menzionata tra l'altro nella tabula poitingeriana tra Vallis e Coreua, e da lì proviene tra l'altro un miliario corrispondente al 54esimo miglio della strada che, come potete vedere, collegava Cartagine a Teveste. Abbiamo una seconda Sidi Amara non lontano da Furnos Maius, a Infurna, quindi siamo a 15 km a sud-ovest di Buarada, 20 a ovest di Aviokkala. Anche da lì proviene una sepoltura, un miliario, una base decorata e una terza iscrizione di natura militare. Infine, a sud, Agger, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Inshir Kima o Sidi Amara ancora, conosciamo che da Agger più di 60 iscrizioni, quindi non è il caso di entrare nel dettaglio. Come detto, da Enshir Sidi Amara provengono solo 4 delle iscrizioni raccolte caoticamente e ricondotte erroneamente ad Aviokkala. Sono abbastanza, in questo caso siamo stati abbastanza fortunati perché, per esempio, in questa prima iscrizione, trovata da Drappier nello scavetto del giugno del 1898 e databile al 181-182 d.C., come potete vedere, abbiamo la menzione della Civitas Aviokkalensis, che quindi, come dire, ci accende l'allarme sul fatto di essere in presenza di Aviokkala. Una seconda iscrizione, se non fosse abbastanza la prima, sempre di Drappier. Questa rinvenuta nell'aprile del 1898 e datata 238-244, conferma che siamo di fronte al sito, alla città degli Aviokkalenses, in questo caso si citano appunto gli abitanti. Terza iscrizione, sempre trovata da Drappier. Tutte queste iscrizioni sono state poi cercate invano da Alfred Merlin e quindi praticamente date per perdute già nel Cile. Quest'ultima è della prima metà del III secolo d.C., ancora citata la Civitas Aviokkalensis, così se avevamo ancora qualche dubbio, non abbiamo più, siamo proprio di fronte ad Aviokkala. Quarta iscrizione, finalmente non viene più citata Aviokkala come città, però è interessante la menzione di una curia e siamo, come vedete, dal punto di vista paleografico, un'iscrizione del IV, probabilmente del IV secolo d.C., comunque probabilmente la più tarda delle quattro, e fortunatamente questa si è conservata presso il Museo del Bardo, quindi ci preoccuperemo poi ovviamente di, appena possibile, di rinnovare e migliorare la documentazione di quei pochi reperti sia architettonici che epigrafici che si sono conservati. Altre due iscrizioni pongono problema, nel senso che non sappiamo se provengano davvero da Sidi Amara,
quindi da Vioccala o dalla vicina Sidi Aouidet. Sidi Aouidet sta sempre lungo la strada P4, nel punto in cui la strada attuale incrocia la strada moderna che proviene da Seressi, la C46. E in questo sito, almeno stando all'informazione che dataci dal CIL e poi dal Besetehash, sono state trovate altre due iscrizioni, una di natura imperiale, menziona un imperatore, questa sì fu vista da Merlin, e si descrive la sua presenza come Missus Ponti quidam iuxta sacellum sidi auidate, quindi presso un sacellum, un tempietto, qui parrebbe che venga da sidi auidate, o auidette, meglio. La seconda molto importante, ovviamente, soprattutto per gli interessi di Larna, una dedica a Tellus, con l'epiteto di Augusta, da un architrave. Probabilmente l'architrave dell'originario Sacellum, il cui si allude nella descrizione nel CIL della precedente iscrizione. E anche qui grossa confusione. Paul Gauclair diceva che proveniva da Sidi Aouidet, presso Umm El Abwaab, corrisponde a Serissa, mentre Toussaint propendeva per una provenienza da Sidi Amara presso Sidi Aouidet, quindi anche in questo caso la presenza di un ponte menzionata nel CIL non ci aiuta perché c'è un ponte sia a Sidi Aouidet che a Sidi Amara, come abbiamo già visto. E per completezza aggiungiamo un'ultima iscrizione che però è stata trovata reimpiegata a Ksar El Lal, a 24 km a nord-ovest di Incirsi di Amara, e da un frammento di fregio, perché la cito? Perché, come vedete, il penultimo termine citato nell'iscrizione potrebbe essere interpretato come proprio il nome della città di Avioccala, però vi do anche come dire, una soluzione alternativa di lettura, un qui hoc e Morantur probabilmente, quindi non è affatto certo, anzi io propendo per il fatto che non sia citata Avioccala in questo caso. E se volete qua, come avete visto Paola con la sua bibliografia reale, qua mi sono impegnato anche per citare proprio tutto, questa non è una selezione, è tutta la bibliografia in cui più o meno direttamente o indirettamente si accenni a Vioccala. Lui in realtà l'unico vero articolo dedicato ad hoc ad Avioccala è quello di Gauclair, e il resto sono solo menzioni molto 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 fugaci. Comunque sia sufficiente per sapere che siamo innanzi alla Civitas Avioccalensis, da quello che dicevo da Pie, che confermo dal punto di vista autoptico, il sito dovrebbe essere esteso per circa 25 ettari. Paul Gauclair suggeriva che Avioccala corrispondesse all'oppidum advocatense, che è menzionato nel 317 nel Sermo dei Passione Donati, e quindi al vescovato advocatensis del donatista Cresconius del 411 d.C. Personalmente non credo che sia un'interpretazione corretta, penso che siano due siti diversi. Comunque, per arrivare come dire, alla noce, dal punto di vista archeologico, la domanda è: di fronte a un sito vergine, diciamo, come Avioccala, come procedere dal punto di vista metodologico, archeologico? Ovviamente nel migliore dei modi possibili, utilizzando quanto più possibili metodologie diagnostiche previe allo scavo stratigrafico. Già avete visto le bellissime immagini di Paola che danno un'idea dei risultati che possono essere ottenuti. E questo verrà effettuato anche grazie alla collaborazione dell'Università di Siena, specifico di Luca Passalacqua, con cui, come ha ricordato Giulio, durante il mio già dottorato a Siena ho avuto modo di collaborare, per esempio, nello scavo marocchino di Tamusida. Qualche dettaglio tecnico, così magari entriamo più nel merito di come portare avanti una campagna per esempio, di fotogrammetria, come quella di cui Paola ha mostrato i dettagli. In questo caso il drone che utilizzeremo, un DJI Phantom 3 Advance, permette sia il volo manuale, che indirizzando sui luoghi di interesse, che il volo assistito tramite un piano di volo preparato in precedenza.
E durante le missioni future utilizzeremo entrambi questi sistemi. Quindi per la fotogrammetria generale utilizzeremo un piano di volo preimpostato, scattando da un'altezza di 50 metri, che è il massimo consentito secondo la legislazione locale. Non si può salire al di sopra dei 50 metri di altezza, e otterremo quindi un fotomosaico zenitale dell'intera area. Lascio perdere dettagli come l'utilizzo del software Agi Soft Photoscan, oppure il fatto che queste immagini scattate singolarmente avranno un front lag del 75%, un side overlap del 70%. Possiamo pure bypassare su questi dettagli tecnici. Per quello che è importante, per migliorare l'accuratezza metrica del modello, inseriremo ovviamente dei marker a terra e misurati tramite stazione totale, quindi tramite una poligonale effettuata con GPS differenziale con precisione subcentimetrica, ed inseriti poi nel progetto fotogrammetrico di Photoscan. E, se fosse necessario avere delle zone con maggior dettaglio, voleremo ad una quota ovviamente più bassa, 20 metri di altezza, e creando dei fotopiani con la stessa metodologia spiegata precedentemente. Da questo modello fotogrammetrico saremo in grado di esplorare, come abbiamo già visto a Timica, sia di estrapolare sia il modello tridimensionale della superficie del terreno, che il DEM, come si chiama, il Digital Elevation Model, con le relative curve di livello. Quindi cercate di immaginarvi quale sarà il risultato grazie a Tignica. Speriamo di raggiungere risultati simili e all'altezza di quelli dei nostri vicini, diciamo. E per giusto ultimo dettaglio, da questo punto di vista, organizzeremo queste campagne fotogrammetriche in due sessioni, in due missioni differenti, in due stagioni differenti, perché è spesso utile per apprezzare differenze grazie a differenti condizioni ambientali di queste fotogrammetrie. Ma ancora più importante della fotogrammetria, ovviamente, è la geofisica. Quindi organizzeremo una quadratura di tutta l'area sottoposta ad indagine, piazzeremo a terra picchetti in legno e alluminio con una griglia quadrata di una serie di griglie quadrate regolari e contigue di 20 metri di lato, disposte, come potete per esempio vedere in questa immagine, a 45 gradi rispetto all'orientamento presumibile delle strutture visibili. In rosso ho evidenziato quella struttura di cui vi parlavo, di circa 25 metri di lato, che potrebbe dare appunto un indizio rispetto a per quanto riguarda l'orientamento delle strutture. E poi passeremo quindi a battere a tappeto con un gradiometro flux gate della Geoscan l'intera area, calcolate che saranno circa 1600 letture per ogni griglia di 400 metri quadri, cioè di 20 metri per 20. In una prima campagna che avrebbe già dovuto aver avuto luogo, indagheremo un campione di un ettaro e mezzo, al fine basicamente sostanzialmente di saggiare la risposta del terreno, perché non tutti i terreni rispondono nella stessa maniera ovviamente alla magnetometria. E se, come credo, come spero, uno dei fattori che ho tenuto in conto scegliendo a Vioccala, se questa risposta sarà favorevole, passeremo poi ad una campagna di magnetometria dell'intera area di 25 ettari. Oltre a ciò, aggiungeremo ricognizione di superficie, metodi più tradizionali, diciamo, ricognizione di superficie, ovviamente analisi di archivio della documentazione, come ho già avuto modo di dire per quanto riguarda l'iscrizione del bardo, per esempio, o gli elementi architettonici visibili, la base che già vi ho mostrato, quindi una documentazione di tutto quel poco che abbiamo prima. Ovviamente tutto questo fa parte di indagini preliminari, previe allo scavo. Solo una volta raccolta tutta questa documentazione, che speriamo possa offrirci una chiara conoscenza dei limiti e soprattutto della planimetria della città antica e dell'area periurbana,
passeremo a pianificare con Ardenne eventuali saggi di scavo mirati, in particolar modo, questo spero, alle strutture che possano presentare ovviamente un interesse storico religioso per il progetto Larna. E a questo punto lasciatemi aggiungere proprio due ultime parole sul progetto in sé. Il progetto di scavo, comunque di indagine archeologica ad Viokala, è solo uno dei vari molteplici subprogetti, diciamo, di Larna. Fra questi subprogetti cito, anche perché è un progetto portato avanti insieme ad Attilio Mastino, che ci starà ascoltando, per esempio un volume sulla storiografia della religione nel Nord Africa, che uscirà proprio quest'anno, entro dicembre, su cui stiamo lottando e che verrà pubblicato da Rivista di Storiografia, ma soprattutto quello che ho chiamato SIRAR, cioè la Silloge Inscriptionum Religionis Africae Romanae, che sarà pronta, penso, e open access entro la fine dell'anno, anzi spero proprio entro ottobre, novembre, e in cui saranno raccolte, filtrate dalle circa 60.000 iscrizioni neopuniche greche, latine dell'Africa del Nord, quelle 6.000 che abbiano una natura ovviamente di carattere religioso. Come vedete, ieri erano 745, ho guardato stamattina, sono già 780. Insomma, stiamo lavorando intensamente affinché per caricare entro quest'autunno le 6.000 iscrizioni. Vedete una mappa. Per il momento ci siamo occupati della Tingitana, della Chiesariense, e stiamo iniziando la Numidia, quindi l'Africa Proconsularis, poi, che caratterizza il Grosso, e la Cirenaica alla fine. Completeranno il quadro. Vedete il caso, per esempio, di Cherchell, in cui c'è una grossa concentrazione ovviamente di iscrizioni. E per quanto riguarda il progetto Larna, lo spirito generale metodologico del progetto Larna, il progetto Larna promuove un cambio metodologico da un paradigma del mondo greco-romano, e questo è il paradigma che chiamo appunto LAR, Live, Dance and Religion, che abbiamo elaborato sotto la guida di Jörg Rübke a Erfurt nel mio postdoc precedente a questo. È un cambio metodologico da un paradigma, dicevo, del mondo greco-romano basato sull'esecuzione di riti pubblici e collettivi istituzionalizzati, diciamo, e quindi guidati per lo più dall'ideologia della cosiddetta polis o civitas religion, all'idea dell'individuo come agente attivo capace di generare innovazioni religiose, creative. E in sostanza quello che intendiamo fare è non trattare gli attori religiosi come rappresentanti di entità istituzionali o oligarchie locali, ma veramente come portatori di innovazioni creative e decisioni che modifichino anche consapevolmente modelli religiosi consolidati. L'Africa romana, da questo punto di vista, rappresenta un magnifico, come dire, area di studio. Cerchiamo di evidenziare appunto queste innovazioni e adattamenti situazionali legati a un certo numero di attori religiosi locali. Va da sé che quando speriamo arrivi il momento di passare archeologicamente da queste attività diagnostiche descritte allo scavo stratigrafico, la prospettiva Larna implicherà una metodologia di scavo molto specifica, di contesti ovviamente religiosi, domestici o pubblici non è importante, e una metodologia estremamente dettagliata, quella che adesso si ama chiamare, seguendo i lavori di William Van Andringa a Pompei, per esempio, l'archeologia del gesto, quindi una metodologia di scavo che dovrà essere adeguata alla ricerca di informazioni relative ad una prassi religiosa altamente individualizzata e che evidenzi quindi le microstrategie specifiche degli attori di culto nella costruzione delle loro pratiche religiose quotidiane o periodiche che siano. Qui chiudo, e ringraziandovi ovviamente per l'attenzione, ma sono ovviamente disponibile a rispondere a eventuali domande.